Allora, siamo qui con Enrico Molteni, architetto milanese, all'interno di una sua opera realizzata a casa per un regista, molto bella, devo dire, complimenti. È Grazie. stata realizzata in collaborazione con Andrea Liverani, più o meno datata nel 2003 la realizzazione. E devo dire che Enrico Molteni, oltre che essere un architetto, diciamo, molto bravo, ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale e internazionale, insegna alla Facoltà di Architettura di Genova e inoltre è redattore della rivista Casabella da un po' di anni. Raccontaci un po' gli anni della tua formazione, e quali sono stati i tuoi maestri, i tuoi riferimenti? Certo, l'incontro con un primo maestro è stato quello con Cannes al primo anno del Politecnico. Nella vita invece reale, diciamo, incontro personale diretto, ho avuto una forte influenza dopo la laurea, prima con Elias Torres, con cui ho lavorato a Barcellona 3 anni, e sicuramente anche con Siza, Alvaro Siza, a cui ho dedicato un certo periodo di ricerca, pubblicando dei libri e curando delle mostre. Come diceva Francesco Venezia, la mia posizione è più quella di un corridore di staffetta, prendere il testimone, ritiene Francesco Venezia, il punto più alto di originalità. Ciascuno di noi è il maestro. E con tutta la modestia necessaria, credo che di strada ne esista comunque sempre solo una. Senti, allora, come definiresti quindi la tua ricerca progettuale e su quali temi architettonici lavori principalmente? Il tema su cui ho lavorato, e io credo che su cui lavora un architetto, anche se può apparire molto generico e ovvio, sia essenzialmente lo spazio. L'architettura è spazio. Posso dire che a me interessano molto gli elementi dell'architettura. Basta pensare alla Biennale di Colas, che ha comunque riportato con una grande ricerca, un grande sforzo, l'attenzione sui fondamenti e Certo. con 15 elementi, eccetera. Questa divisione di Semper mi piace molto perché appunto è legata ai 4 elementi della natura e si suddivide con appunto ciò che è il basamento. Cioè tutto quindi è quello che può essere il rapporto col suolo, il pavimento, le fondazioni, che è legato alla terra, la chiusura, quindi muri, finestre, costruzione che protegge dall'aria e entra in rapporto con l'esterno, con la luce, il tetto, che è in rapporto con l'acqua. E l'elemento fondamentale per sempre è il focolare, cioè ciò che sta dentro, che potrebbe essere inteso appunto come questo spazio abitato che deve essere appunto protetto. Sembra quasi che la pianta trasmette la tensione che attraversa la figura. Sì, diciamo che sono un fan della pianta, o comunque direi che ogni architettura si innalza dalla base e si sviluppa secondo la regola impressa dalla pianta. Adesso prendiamo sempre l'esempio di questo lavoro. Qui diciamo, la pianta, la tipologia è una pianta a croce greca. E si legge appunto nella disposizione planimetrica, poi messa in un luogo in cui le condizioni specifiche qui date da dei gruppi di alberature hanno deformato e hanno modificato quello schema, quel modello di riferimento. Allora tu ci parli di un aspetto della realtà, che è poi quello della realizzazione, della concretezza, della tecnica. E poi ci parli invece di una scatola bianca che rappresenta un po' il bagaglio teorico che affianca la realtà. Che cosa c'è dentro la scatola bianca? Condivido questa visione in cui si sta un po' dentro e fuori la realtà. Non c'è prima una teoria e poi una pratica,
ma entrambi sono inscindibili e si alimentano, cioè il risultato è un risultato in cui la pratica qualifica la teoria e viceversa. È importante per me, è stato importante un po' pensare al progetto e a questo rapporto utilizzando il cosa, come e il perché, no? Cioè che il cosa, diciamo, è dato dal mondo, è dato dall'esterno, e credo che sia invece sempre il come che qualifichi il cosa. E il perché è molto utile nell'attività di progetto, in cui, appunto, tornando alla questione dell'idea, l'idea non si ha e non arriva dal cielo, ma l'idea arriva lavorando con questa capacità infinita del lavoro di progetto, che è un lavoro che è pensare, fare, guardare. Il come è ciò che qualifica qualsiasi cosa, il come qualifica la teoria, il come qualifica l'idea, il come qualifica il fare. Osservando le tue architetture, almeno dall'origine, mi pare di percepire una trasformazione, un passaggio da un'architettura caratterizzata da un sistema ortogonale ad un altro invece in cui prevale la linea spezzata. Io credo che questa casa è un po' la testimonianza di questo. A che cosa è dovuto questo, diciamo, passaggio? Io ammiro molto i grandi architetti che hanno saputo scegliere, perché i grandi architetti hanno saputo scegliere in un modo radicale le forme con cui costruire e il materiale con cui costruire. Ci sono architetti che hanno lavorato solo con un materiale. E questi architetti credo che auto imponendosi una regola, una costrizione, abbiano fatto grandi avanzamenti. In questo edificio le alberature hanno poi determinato le fratture, le inclinazioni dei muri verso quegli origami di cui parla Biraghi. Però queste inclinazioni, che tu adesso hai definito arbitrarie, invece sono sempre legate a un vincolo geometrico. Che garantisce il vincolo geometrico? È anche una questione, appunto, dell'ascito e della formazione, perché sia Elias Torres, che era un talento della geometria spezzata, con cui ho lavorato per anni, utilizzando la parallela, la squadra regolabile, che appunto si prendeva, si ribaltava, si sovrapponevano lucidi, per cui la complessità del tracciato era una delle grandi qualità che si aveva in quel momento, con quel modo di lavorare, è un lascito che sicuramente mi è rimasto. In cui, diciamo, l'etica torna a sensibilizzare, insomma, i nostri animi, in una contemporaneità in cui i fenomeni legati all'ambiente, al sociale, alla comunicazione diventano sempre più contingenti, secondo te vale la pena ancora lavorare fondamentalmente sul concetto di spazio, diciamo, astratto? Hai parlato anche di arbitrarietà prima della forma, trovi che sia appunto corretto oppure magari questa cosa ti può suggerire, diciamo, riflessioni diverse? Sì, io credo che ancora oggi l'architettura intesa come forma costruita, come spazio, abbia la sua attualità, ha la capacità di rappresentare l'uomo e il suo pensiero in quell'epoca determinata.
Non credo a un'architettura appunto che sia universale o condivisibile, che non sia il frutto del pensiero di un autore. E vorrei che ci sia un modo per difenderla davanti a appunto sempre più forti pressioni su che cosa, che senso ha oggi l'architetto, che senso. L'architetto invece deve mantenere chiara proprio il suo ruolo come autore. Che significato ha per te la tecnologia e quali sono i materiali con cui preferisci lavorare? La scorciatoia, che è sempre più praticata, di avvalersi di società di ingegneria che fanno gli esecutivi e di vedere quindi l'architetto più come un visionario, uno stratega, un concept designer, che cosa porta? Secondo me porta a una rinuncia di un pezzo che è importantissimo, che è pieno di scoperta. Quindi le competenze di un architetto, se vuole prendere, assumere tutto l'aspetto della triade e farne quindi uso in termini creativi, diciamo questa parola che piace di più, creativi. Vuoi essere creativo? Bene, guarda la costruzione, perché nella costruzione si scopre molto di più di quanto uno possa immaginare. Che cosa pensi dell'insegnamento dell'architettura nella facoltà italiana e cosa cambieresti verso il come si diventa architetti? Sì, io penso che per diventare architetti si debbano fare progetti. Credo che qualsiasi università, per avere un successo o una validità finale nella didattica, debba avere due cose. Una è l'organizzazione e l'altra è chi insegna. Tutti i corsi dovrebbero essere 14 settimane o 13, iniziare tutti quella settimana e finire tutti quella settimana. Questo è il calendario, non si riesce. Cioè, c'è chi crede appunto che per insegnare architettura, progettazione, non basti essere un buon architetto, ma devi essere un ricercatore, un intellettuale, e c'è chi pensa invece al contrario, che non devi esserlo, o puoi anche esserlo, ma non ci interessa più di tanto. No? Tu la pensi a metà? Se voglio diventare un tuffatore, non vincere la medaglia d'oro per forza, ma comunque imparare a tuffarmi, io tendenzialmente avrei più fiducia in un maestro che è un buon tuffatore, non a uno che conosce bene la storia del tuffo. Pensi che si possa individuare una identità dell'architettura contemporanea italiana? È una questione bella, interessante. Io credo che l'architettura italiana abbia una sua identità molto forte, l'abbia sempre avuta, se si pensa che i grandi architetti in Italia ci sono sempre stati e sono sempre stati architetti capaci di porsi come intellettuali in un rapporto preciso con la storia, preciso nel senso profondo. Il rapporto con la storia è un rapporto che marca tutta la grande architettura italiana. Nell'architettura contemporanea ovviamente è più difficile perché ci siamo dentro, io credo che ancora queste siano le questioni che distinguono l'architettura italiana dalle altre, cioè il fatto di essere, porsi anche come intellettuali, e ci sono esempi forti, no? Questo mi viene in mente subito nel libro di Biraghi, che è stato da poco pubblicato, ci sono come esempi colleghi della nostra età. E quindi questo aspetto sicuramente, e questo essere intellettuale secondo me allarga quindi il campo e mette sul tavolo la questione del rapporto con la storia. E credo che adesso facciamo due nomi tanto per
prendersi anche una sua responsabilità. Quindi da un lato il Pier Vittorio Aureli, dall'altro i Baucco sono presenti in questa, secondo me, in questa tradizione che può anche avere dei momenti eretici, super studio, può essere più fluida, può essere, però è una tradizione che continua no, ad avere protagonisti. E se dovessi dire, ecco, questo è forse un aspetto che può essere visto come l'identità. Dal punto invece di vista più dell'espressione architettonica, concordo con il fatto che non esiste un'identità, e mi piace pensare a questo mare che comunque è un mare mediterraneo. Abbiamo esempi, appunto, solo per pensare alle case del moderno, dalla Malaparte a quella di Dini per Antonioni, o non so, sono tutte cose straordinarie che non riesce a mettere dentro a una, diciamo, corrente, appunto, a un vento, se questo deve essere un vento di tipo, come dire, prima dicevo, che si vede come il tentativo di un canone estetico o teorico condiviso. Un consiglio per i nuovi architetti, per i giovani architetti, te lo chiediamo a tutti in chiusura. È una bella domanda, perché consiglierei a chi oggi vuole lavorare e impegnarsi in questo bellissimo lavoro e bellissimo campo che è l'architettura. Io chiederei a chi viene oggi di assumersi appunto l'impegno, il ruolo di il rischio di porsi come un architetto autore.